Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Genitori che portano il cambiamento. Oggi abbiamo con noi Sara Chilli. Ciao Sara. Ciao, ciao, grazie, sono molto contenta di essere qua con voi e anche Sara, molto emozionata. proprio parleremo di emozioni e quindi ci sta che anche il ricercatore. Giusto per fare l'intervista. Esatto. Anche il ricercatore sia un ricercatore emozionato, emozionale. No? Assolutamente, alla base della ricerca, poi a provare emozioni alla base della ricerca. Quindi Sara è, insieme a suo marito Fabio Sinibaldi, il creatore e creatrice di Real Way of Life, questo progetto di ricerca in ambito psicosomatico. Non solo, quindi poi ci parlerà bene di nuovo Sara del loro progetto e quindi con lei andiamo a vedere come le emozioni sono influenzate dall'alimentazione o comunque dall'ambiente, dagli stimoli che noi diamo in famiglia ai nostri figli anche per quanto riguarda noi genitori. Sara, hai voglia Allora, di riparlarci un attimo di Real Way of Life e poi appunto di parlarci, insomma, che cos'è, di dirci che cos'è un'emozione e come sono i movimenti fisiologici riguardo a questo. sì, grazie innanzitutto appunto per avermi invitato a questa intervista, sono molto contenta. Allora, Real Way of Life è un progetto che nasce, dalla necessità di, capire principalmente come migliorare la vita dell'uomo, del bambino, insomma la vita umana, cercando di appunto andare partendo da quello che sono, diciamo, da quello che è la vita quotidiana e cercando di integrare anche diverse discipline. Quindi noi abbiamo integrato le emozioni, abbiamo integrato la psiconeuroendocrinomonologia, abbiamo integrato l'alimentazione, quindi abbiamo cercato di mettere insieme tante discipline per cercare di capire quale potesse essere il modo migliore per cambiare la nostra vita, per migliorare la nostra vita, la nostra, ma anche quella delle persone che poi ci stanno vicine, quindi i nostri figli, i nostri collaboratori, piuttosto che per quanto riguarda poi i terapeuti o altre persone che si occupano di salute e benessere, quali sono le indicazioni pratiche poi anche da applicare con i loro pazienti. Per questo poi abbiamo strutturato tutta una serie di corsi di formazione, quindi noi diciamo facciamo i formatori da questo punto di vista e cerchiamo di insegnare quali sono le tecniche migliori e soprattutto pratiche, quindi da usare ogni giorno per cercare di effettuare davvero un cambiamento, ma non un cambiamento che duri 5 minuti, 10 minuti, che duri il tempo, no, di una seduta terapeutica piuttosto che di un incontro professionale con un bambino o quant'altro, ma che sia un cambiamento che duri nel tempo. Quindi per attuare un cambiamento che duri nel tempo abbiamo capito che bisogna andare un po' alla radice del problema e quindi andare anche a capire come funzionano le nostre cellule, come funziona il nostro organismo e quindi partire dalla base, da quello che è il metabolismo, da quello che è il funzionamento reale del nostro organismo, di tutti i nostri organi e del nostro cervello. Partendo da questo si può attuare un cambiamento che parte dal basso e che cambia proprio la fisiologia, cioè si attua proprio quello che noi abbiamo chiamato uno switch, cioè un cambiamento reale, duraturo, di funzionamento del nostro organismo, che quindi va verso una fisiologia che magari per qualche ragione si era perso nel tempo per diversi motivi. Per quanto riguarda l'alimentazione, è un tema estremamente importante su cui noi abbiamo fatto tantissime ricerche per capire perché oggi l'alimentazione è così importante e così importante nei bambini, perché i bambini, come dico sempre io, sono nuovi. I bambini riescono ad acquisire subito nuove informazioni. Riusciamo ad agire su di loro attraverso l'epigenetica, appunto, che è un tema centrale, no? Anche nelle vostre ricerche, da subito.
Quindi sui bambini si può fare molto, molto di più di quello che poi si riesce a fare su un adulto che ha già una struttura formata, complessa, e quindi è un po' più difficile poi agire su di loro. Sui bambini è molto più semplice di quello che pensiamo. Quindi qualsiasi errore, tra virgolette, fatto chiaramente in buona fede, che abbiamo fatto per quanto riguarda l'alimentazione, è sempre recuperabile. L'epigenetica è sempre recuperabile. Oggi assistiamo purtroppo all'eccesso di alcuni alimenti che a lungo andare diventano infiammatori. Cosa vuol dire? Vuol dire che, sempre in buona fede, i genitori tendono a dare tutta una serie di alimenti ai propri bambini credendo che siano gli alimenti giusti, oppure perché influenzati da quello che appunto dice la pubblicità, piuttosto da quello che ti vendono al supermercato, o da quello che hanno sempre sentito dire dai propri genitori, no? Oh, io ho sempre mangiato così, non vedo perché ai miei figli dovrei dare altre cose. In realtà, tutto questo noi lo facciamo, i genitori lo fanno, credendo in buona fede di rendere il bambino felice. Purtroppo questa felicità è momentanea, nel senso che quando noi acquistiamo un prodotto, specialmente un prodotto dolce, credendo di rendere felice il bambino, sì, certo, il bambino in quel momento sarà felice perché? Perché un alimento dolce stimola di più i centri del piacere nel cervello, quindi in quel momento il bambino si sentirà più felice. Ma a lungo andare, un eccesso di questi alimenti dolci, un eccesso di altri alimenti che poi appunto vedremo, può portare a una sorta di infiammazione a livello corporeo che poi va ad influenzare le funzionalità di tutti i nostri organi, di tutti gli organi del bambino e soprattutto del cervello. Quindi noi renderemo il cervello iperattivo. Alcune zone del cervello più iperattive, come ad esempio l'amigdala, e quindi avrà una risposta di paura, ansia maggiore rispetto a un'amigdala invece che si attiva nel momento in cui deve attivarsi e non costantemente attivata in qualsiasi momento del giorno o della notte, andremo a influenzare anche i ritmi circadiani, quindi il ritmo sonno-veglia. Un bambino che dorme poco la notte, o che dorme male, quindi o che va a dormire ad orari assurdi, quindi un bambino piccolo che va a dormire alle 11 a mezzanotte, e succede molto spesso, e poi la mattina deve alzarsi e affrontare una giornata, che sia all'asilo, che sia a scuola, o che sia per fare qualsiasi altra cosa, diventa difficile per il bambino, perché appunto il bambino ha bisogno di dormire tot ore per notte, perché diventa fisiologico e perché durante la notte avvengono dei processi di restauro e riparazione delle nostre cellule che sono fondamentali per il cervello, per l'apprendimento, per la plasticità neuronale, eccetera, eccetera. Sì, ti Quindi intervengo anche. per chiederti una cosa. Quello che posso notare anche dall'esperienza, appunto, noi partiamo, io e Daniela partiamo dall'esperienza familiare, è che naturalmente può essere anche comodo, no? Che il bambino si rifugi nel cibo dolce, perché appunto, poi a livello anche ormonale, no? Questo bambino è più trattabile. Ed è più comodo per il genitore, quindi risulta essere meglio quel tipo di alimento piuttosto le lotte che si fanno, no, mangiati una banana, no, mangiati, ti pelo una mela, no? L'altro aspetto è che è un po' un gatto che si morde la coda, nel senso che, come sappiamo, alcune emozioni richiamano dei cibi particolari, e quindi riuscire a disincastrare, no, questo gatto che si morde la coda. Partiamo prima dall'emozione o partiamo prima dall'alimento? Ecco, questo potrebbe essere utile, no? È nato prima l'uovo o la gallina, Esatto. no? Quindi è così perché ha mangiato il dolce o è il dolce che influisce sull'emozione? Esatto. Allora, sicuramente
l'alimentazione, quindi il cibo dolce, ma non solo il cibo dolce, anche altri cibi che non vengono neanche presi in considerazione. Oggi tutti i cibi sono, ad esempio, arricchiti con glutammato, aspartame, anche quelli meno sospetti, quindi anche, per dirti, la verdura sfuggelata, no? Spesso. Perché? Perché sono esaltatori di sapidità, esaltatori del gusto, che vanno proprio a stimolare certe aree del cervello. Allora, uno deve fare un passo indietro. È un po' come togliere una sorta di droga, no? Anche il latte stimola questi centri. Quindi bisogna fare un passo indietro. Al drogato non si può togliere la droga improvvisamente, perché altrimenti va in crisi d'astinenza. E lo stesso succede quando noi improvvisamente togliamo un alimento. È la stessa identica cosa. Quando noi togliamo i carboidrati, per esempio, potremmo andare in crisi d'astinenza, perché i carboidrati, essendo comunque zuccheri, perché carboidrati e zuccheri è la stessa cosa, vanno a stimolare certe aree del cervello e quindi noi abbiamo proprio questo senso di astinenza. Quello che si può fare è la gradualità, cioè insegnare al bambino gradualmente a mangiare altre cose pian pianino meno dolci. C'è anche un altro fattore, ad esempio, che anche qui è poco conosciuto, nei cibi, soprattutto quelli confezionati, anche quelli più semplici, quindi anche lo yogurt, dici vabbè, uno yogurt, vengono addizionati di fruttosio. Il fruttosio ha un potere dolcificante molto alto, e il fruttosio, uno dice, sì, vabbè, è uno zucchero naturale, che male può fare, no? Un po' di fruttosio. Certo, il fruttosio che troviamo in una mela non può fare male, troviamo 10 grammi di fruttosio. Ma il fruttosio che aggiungono agli alimenti confezionati, e viene aggiunto anche a quelli salati, viene aggiunto un po' di fruttosio perché ne modifica la sensazione, il gusto, o il fruttosio che viene aggiunto agli yogurt, per esempio tutti gli yogurt alla frutta sono addizionati di fruttosio, perché ne aumenta il dolce e perché ne aumenta la conservabilità. Ecco, il fruttosio va ad agire su centri del piacere e non li spegne, mentre il glucosio, in qualche modo, una volta che ne abbiamo mangiato a sufficienza, spegne i centri della fame. Il fruttosio non fa questo effetto. Il fruttosio tiene attivi i centri della fame e quindi noi continuiamo a mangiare fruttosio. Quando noi mangiamo una caramella, poi ne vogliamo un'altra, poi ne vogliamo un'altra, poi ne vogliamo un'altra, proprio perché i centri nel cervello non vengono spenti. Quindi bisogna cercare di disattivare questi centri, non togliendo improvvisamente tutto, ma cambiando uno, lo tipo di zucchero utilizzato, quindi utilizzare da prima il glucosio, cioè lo zucchero banalmente classico da cucina, no? Invece di comprare prodotti confezionati. E due, gradualmente togliere lo zucchero fino ad arrivare a quantità minime che sono comunque tollerate dal nostro organismo e che vanno assolutamente bene, non c'è nessun problema, ma che non vanno costantemente ad innescare questi processi. Quindi, facciamo un esempio pratico: invece di comprare la merendina, ti faccio io la torta in casa, te la confeziono anche bene. Io l'ho fatto l'altro giorno, per esempio, per Jacopo. Ho preparato il tiramisù fatto in casa. Ho visto hai visto le foto e gliel'ho anche confezionato, cioè gliel'ho fatto con il vasetto, con il supereroe che piace a lui, e quindi il primo giorno è andato con il ninja verde, il secondo giorno è andato con il ninja blu, il terzo giorno mi ha chiesto, mamma, però me lo dovresti fare anche con il ninja d'oro, il ninja della terra. Gli ho detto, sì, adesso te lo faccio con tutti i supereroi, ma non c'è problema, perché quello è stato gratificante per lui e soprattutto lui ha portato a scuola una merenda fatta in casa, quindi fatta con ingredienti riconoscibili, perché spesso nei prodotti confezionati ci sono 42 ingredienti di cui ne conosciamo 3 forse, tutto il resto chi è che riesce a interpretare, chi lo sa che cosa c'è dentro. Quindi ha portato a scuola una merenda riconoscibile, sana, buona, e ha suggerito e creato interesse anche nei suoi compagni, che allora, ma che cos'è, gelato, no, è una torta, no, che dolce è, ma questo che ninja è, ma come mai tu hai il prodotto, hai il vasetto con il ninja. Quindi ho in qualche modo stimolato anche la curiosità, no? Poi vabbè,
diciamo che io riesco a fare queste cose e mi rendo conto che magari per alcuni genitori sia più difficile o abbiano meno tempo. Però pensiamoci, perché in effetti se vogliamo disintossicare questi bambini da un eccesso di questi alimenti, bisogna gradualmente introdurre alimenti che siano un po' dolci, ma sempre meno, sempre meno, sempre meno. Certo. Dicevo che uno dei principi di genitore al contrario è la tendenza a, quindi dobbiamo sempre, anche per essere, come dire, non troppo duri con noi stessi in quanto genitori, entrare nel principio di tendere verso qualcosa. Quindi, e questo si sposa bene con quello che dicevi tu, non è detto che si debba, anzi non si può fare un cambiamento radicale, repentino, è tutto un tendere verso il meglio per noi e per i nostri figli, e dopodiché da 0 a 100, comunque se puntiamo a 100, anche se arriviamo a 70, abbiamo sempre fatto un ottimo lavoro. È un risultato, assolutamente. Tra l'altro, poi uno dice, vabbè, ma il mio bambino è abituato, mangia questo, mangia quell'altro, mangia solo questo, mangia solo quell'altro. Quello che si potrà notare sin da subito, soprattutto quando ci sono problemi poi di iperattività, deficit dell'attenzione, che sono problemi che ormai sono all'ordine del giorno molto comuni, proprio anche perché nel corso della storia è cambiata anche l'alimentazione, quindi oggi sono più comuni perché oggi tendiamo a dare maggiormente determinati tipi di cibi ai bambini rispetto magari al passato. E quello che si è visto è che appunto i risultati sono subito visibili e la felicità del bambino è diversa, nel senso che un bambino che mangia diversamente all'inizio potrà sembrare strano per lui, ma poi anche per lui arrivano le gratifiche. Vuol dire che riuscirà ad imparare meglio, riuscirà a essere più gratificato da quello che impara e quindi essere meno escluso socialmente. Perché? Perché essendo meno aggressivo, avendo un'attenzione diversa, avendo un comportamento diverso, lui avrà anche molti più amici, avrà anche un riscontro sociale. Quindi il riscontro sociale che noi dobbiamo avere non è solo dire sì, va bene, il mio bambino si comporta meglio, quindi io faccio bella figura a scuola, faccio bella figura con gli altri genitori, con i parenti, perché spesso si tende a dire se il mio bambino si comportasse meglio io sarei più contenta perché almeno non farei brutta figura. In realtà noi, se il nostro bambino si comportasse meglio, faremmo felice lui principalmente, perché lui avrebbe dei risultati pazzeschi. E questo nella sua vita quotidiana poi sarebbe un riscontro fantastico. Quello che è importante credo che sia, dato che il comportamento di un bambino, ma diciamo dell'essere umano, è anche legato all'emozione, cioè andando alla radice della parola emozione, che vuol dire che ci porta a un'azione, il comportamento del bambino è dato magari dal fuggire verso una determinata emozione o andare verso un'emozione, quindi episodi di rabbia, episodi di forte paura, forte vergogna, sono anche dati dal non aver imparato anche in famiglia come si gestiscono le emozioni. Quindi quando si parla di emozioni effettivamente no, si deve guardare veramente ad ampio spettro, quindi abbiamo l'alimentazione, abbiamo il movimento. Una cosa interessante di cui mi parlavi era l'infiammazione, cioè lo stato infiammatorio che è legato all'alimentazione ma anche legato alle emozioni e come il corpo risponde alle emozioni. Assolutamente, l'eccesso di alcuni alimenti che principalmente sono i carboidrati, perché appunto noi alimentiamo maggiormente, no, i bambini con i carboidrati e soprattutto troppe volte in un giorno, quindi dalla colazione alla cena, alla merenda, noi introduciamo un eccesso di zuccheri che il nostro organismo non è in grado di tollerare.
Considera che ogni volta che noi mangiamo zuccheri abbiamo un aumento della glicemia nel sangue, un aumento della risposta dell'insulina, e ogni volta che noi abbiamo un picco di insulina il nostro corpo reagisce in una maniera particolare e il nostro cervello reagisce. Ogni volta che noi abbiamo un picco di insulina in un bambino che magari ha già una certa iperattività, può essere devastante, perché quel picco di insulina attiva tutta una serie di meccanismi. Ecco, un eccesso di questi cibi, come di glutammato, come di aspartame, come un eccesso anche di, viene da dire, di antibiotici o di altre sostanze, possono scatenare l'infiammazione. E non solo, la stessa cascata infiammatoria che si genera con certi alimenti si genera anche con un, passami il termine, un eccesso di sgridate. Cosa vuol dire? Se io continuo a sgridare il mio bambino perché si comporta male, o continuo a non lo gratifico mai, quindi non gli do mai una parola di conforto, non lo ascolto quando parla, perché i bambini spesso vogliono spiegare cosa è successo. E quindi se io lascio correre, ma sì, vabbè, ho capito, sì, dai, lo so che è così, e quindi non ascolto mai il bambino. Quindi questi piccoli microtraumi, così come l'assenza di attività sportiva, così come il fatto di non portarli mai, ad esempio, quello che succede spesso da noi, di non portarli mai fuori all'aria aperta d'inverno, perché hanno paura che si ammalino o quant'altro. Ecco, tutte queste cose vanno sulle stesse cascate infiammatorie. Quando si attiva una cascata infiammatoria, si attiva il sistema immunitario. Il sistema immunitario reagisce, e quindi a suo modo. E quando un sistema immunitario si attivano tutta una serie di molecole che poi vanno a provocare, a cercare di riparare, no, il danno subito, qualsiasi esso sia. E quindi il bambino si ammala più facilmente, il bambino magari ha una tosse che comincia a settembre e finisce a maggio dell'anno successivo, perché non c'è mai una riparazione. L'infiammazione è un processo che dovrebbe avere un inizio, una riparazione, quindi una terminazione, e finire, no? Quindi dovrebbe avere questi passaggi. Se questo processo continua a partire, a cercare di riparare, e non finisce mai, noi abbiamo costantemente un'attivazione del sistema immunitario. E questo succede negli adulti, ma succede anche nei bambini. E quindi il bambino che si ammala continuamente, proviamo a farci qualche domanda e chiederci che cosa sta mangiando principalmente il nostro bambino, quali sono gli alimenti principali che sta mangiando, oppure dove vive questo bambino, che tipo di vita fa, no? Come si comportano i genitori, che tipo di emozioni trasmettono al bambino. Il bambino è ascoltato, è capito, è compreso, oppure è un bambino che viene lasciato a se stesso continuamente, quindi non viene mai ascoltato per quello che sono le sue emozioni. Perché un'altra cosa che io ho notato è che spesso tendiamo a sottovalutare i loro problemi, ma i loro problemi per loro sono problemi enormi, no? Il bambino che ti ha rubato la gomma a scuola è un problema enorme per loro. Per noi magari è una ma sì, vabbè, chi se ne frega. È un problema importante, quindi ascoltarlo, e nell'alimentazione questo è fondamentale, fondamentale. E questo, Sara, come può riversarsi poi sulle generazioni future? Cioè, andiamo nel campo dell'epigenetica, cioè come queste scariche, no, nel sistema immunitario, emozionali, come si fissano? Non naturalmente in maniera precisa, ma c'è un processo di fissaggio a livello epigenetico che poi viene tramandato di generazione in generazione. Assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, nell'epigenetica, l'epigenetica può modificarsi solo se c'è uno stimolo costante. Quindi uno stimolo costante infiammatorio, quindi un'alimentazione infiammatoria, fissa in qualche modo, fa in modo che i nostri geni si esprimano sempre in senso infiammatorio.
Quindi per cambiare l'epigenetica futura nostra, ma anche quella dei figli, dei nostri nipoti, quindi per garantire anche alle generazioni future, visto che l'epigenetica è qualcosa anche di ereditario, quindi noi ereditiamo l'epigenetica dei nostri genitori, ereditiamo anche un'espressione genica in senso infiammatorio dei nostri genitori, allora bisogna, per quanto riguarda l'alimentazione, bisogna cambiare proprio lo stile di vita, lo stile alimentare, ma deve essere un cambiamento duraturo nel tempo. Non basta mangiare i broccoli un giorno per cambiare l'epigenetica. Faccio l'esempio del broccolo perché tipicamente è un cibo che nessun bambino vuole mangiare, ma bisogna che i broccoli della situazione vengano mangiati costantemente. Quindi che l'alimentazione venga cambiata radicalmente, che venga cambiata sempre, non una volta ogni tanto quando viene imposta. Però anche le emozioni, quindi, giusto? Sì. Anche le emozioni, assolutamente. Le emozioni sono direttamente legate all'infiammazione, sono direttamente legate poi all'epigenetica. L'infiammazione, tra l'altro, a proposito di l'infiammazione a proposito di epigenetica e di emozione si lega molto anche con la struttura del sistema immunitario del nostro microbioma. Un microbioma nel bambino alterato va direttamente ad alterare l'espressione delle nostre emozioni, va direttamente in alcune zone del nostro cervello e altera l'espressione, il modo, il nostro comportamento, il nostro modo di comportarci. Quindi modulare il microbioma, ovvero alimentarsi in una certa maniera e quindi dare cibi giusti al microbioma, può andare a migliorare l'epigenetica, perché il microbioma ha un effetto diretto sull'espressione genica attraverso la fibra, quindi attraverso tutto un sistema piuttosto complesso, e di conseguenza, migliorando l'epigenetica, va a migliorare anche poi il nostro comportamento direttamente nel nostro cervello. Quindi è tutto collegato. Mangiare meglio vuol dire avere un microbioma sano, avere un sistema immunitario che non si attiva costantemente e quindi avere un comportamento e una modulazione delle nostre emozioni molto diversa. Quindi le emozioni ritornano in fisiologia. Quindi questo non vuol dire che dobbiamo assolutamente eliminare l'aggressività, perché l'aggressività è un male, eliminare il pianto, non si piange, no, devono essere però modulate e devono essere regolate, non si può fare un pasticcio di emozioni, ma bisogna che ogni emozione venga collocata ed espressa nel momento giusto, cioè deve essere adeguata al contesto, quindi essere aggressivo quando serve essere aggressivo, essere triste quando essere triste, essere felici quando bisogna essere felici. E anche l'alimentazione in questo caso può influire su come noi andiamo a modulare le nostre emozioni, assolutamente. Quindi è vero che il cibo dolce ti rende felice in quel momento, ma a lungo andare lo stesso cibo dolce poi ti fa diventare aggressivo, ti fa fare magari un pasticcio, no, di tutte le emozioni. Ecco, poi anche al bambino si possono spiegare queste cose, ovviamente non parlando di epigenetica, magari, ma parlando di come si combinano queste emozioni e di come magari certe cose possono, perché i bambini capiscono tutto. E quindi non sottovalutiamo, spieghiamo le cose ai bambini, spieghiamogli anche come funziona il microbioma, spieghiamo come funzionano certi alimenti, spieghiamo che in certi alimenti ci sono tanti zuccheri e quindi poi potresti avere questo o quest'altro, senza andare nel dettaglio medico, ma cercando di passare questo messaggio perché il bambino possa comprendere perché io non ti sto dando un cibo e te ne sto dando un altro. C'è anche la comprensione di quello che si mangia a tavola, è importante. E poi mi sento anche di suggerire un altro aspetto che secondo me è fondamentale, la coerenza. E il fatto che in famiglia bisogna essere coerenti. Cosa vuol dire? Anche dal punto di vista alimentare, io non posso mettere a tavola le patatine fritte e la cotoletta impanata per me e pretendere che il bambino mangi broccoli. Faccio sempre l'esempio del broccolo, ma ce ne sono tanti altri.
dobbiamo cercare di noi per primi cominciare a cambiare il nostro stile alimentare e di conseguenza pian pianino il bambino per imitazione o perché comincia a scoprire anche cose nuove, seguirà anche quello che mangiamo noi. Quindi dobbiamo anche cercare di sforzarci di cambiare prima di tutto noi come genitori la nostra alimentazione e poi di conseguenza il bambino ci seguirà a ruota. Ci vorrà del tempo, però per imitazioni, anche perché è un vantaggio. Di solito l'animale bambino, il cucciolo, scopre che se il genitore fa una cosa, di solito è vantaggiosa per sé e per la specie, no? Magari non è una cosa conscia, una cosa inconscia, ma scopre. Quindi, perché non provare? Potrebbe essere un vantaggio anche per me. E quindi c'è la scoperta di nuovi cibi e nuove esperienze. Perfetto, Sara. Grazie. Sono tutte informazioni che, come per Fabio, ce n'è, diciamo, chi ci sta ascoltando ha 2-3 anni di lavoro, informazioni su cui lavorare. Volevo solo che ricordassi dove possiamo trovare informazioni riguardo al vostro progetto, su quali siti, su quali... Allora, voi potete trovare tutte le informazioni su realwayoflife.com. Sul nostro sito ci sono tutta una serie di articoli su tutto quello che abbiamo detto oggi, anche sull'alimentazione. Ci sono anche una serie di video gratuiti che possono essere seguiti, dove appunto raccontiamo anche qual è il nostro percorso e qual è il nostro approccio, perché è un approccio appunto integrato e multidisciplinare, quindi capire anche come funziona non è facile, e quindi abbiamo messo a disposizione anche molti video gratuiti. E poi ci trovate su tutti i social, quindi da Instagram a Twitter a Facebook, ci trovate, siamo dappertutto, come prezzemolo, no? Siamo ovunque. Tornando all'alimentazione. Perfetto, grazie Sara di questa intervista. Grazie a voi, contentissima e a presto, e sono molto felice di essere stata con te e con voi, di genitore al contrario. Grazie, grazie. Io ricordo alle persone che ci stanno ascoltando che possono seguire le altre interviste sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito genitorealcontrario.it, e quindi ci vediamo alla prossima intervista. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao, a presto, ciao.